in altri spazi che non sono deputati a questa attività. E uno di questi potrebbe essere la strada. E immaginiamo cosa significa la sfida alla fortuna sulla strada. Una curva cieca, confidare che non ci sia nessuno dentro, dietro, oppure di notte correre, anche se la visibilità è minima, mi andrà bene. La sfida a sé. Avete mai sentito? Oh, ieri ho fatto quel tratto Roma-Viterbo, ci ho messo 10 minuti di meno, sono passato da 2,50 a 2,40. La sfida agli altri, se si è superati, certe volte si cerca evidentemente di resistere. Ecco questo, è il brivido, l'emulazione delle gare motoristiche. Allora tutto questo potrebbe essere uno spunto anche per far capire com'è complessa questa materia e come io arrivo adesso a una conclusione che può essere drastica, molto amara. La conclusione è questa: l'uomo, secondo me, non è compatibile con la guida. Nelle attuali situazioni, per tutti quei motivi che abbiamo visto, è preferibile sostituire, sollevare l'uomo da questa incombenza e per questo noi confidiamo nell'arrivo della tecnologia della guida autonoma. Ma siccome non sappiamo se, come, quando arriverà, procediamo in questo lavoro impegnativo che facciamo sulla cultura della strada, ma lo conferma anche un fatto, proseguendo nel parallelo con la tecnologia, identificando nell'uomo un software e un hardware. Del software ne abbiamo parlato fino adesso. Anche l'hardware è molto fallace. Quando parliamo di colpi di sonno, quando parliamo di incidenti perché per un malore, poi per il malore si accelera sempre, non si sa perché, questo pure è da capire. Tutto questo ci conforta nello sperare nella sostituzione, ma anche lì dovremo lavorare per vedere quali contesti creare. E intanto noi lavoriamo per diminuire ogni giorno le 10 vittime che ci sono sulle strade, in cui 3 o anche 4 sono quelle per il lavoro. Io mi fermo qui, vi ringrazio.